Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Il format del talent show ideato da John De Mol è infatti sbarcato in vari paesi del mondo, ed è la versione per minorenni del celebre talent show The Voice. Dovrebbe quindi arrivare ben presto nel bel paese, e dovrebbe mostrare a tutti gli italiani dei piccoli concorrenti con un grande talento. Quali sono tutte le informazioni a tal riguardo? Le novità non mancheranno di certo, come anche le numerose sorprese e i vari colpi di scena. Tutto su The Voice Kids, a parlarne è stato il portale TV Blog, che avrebbe appunto parlato di un arrivo in Italia del programma già celebre in tutto il mondo The Voice Kids. Il palinsesto Rai sta per arrivare alla terza edizione di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici e la cui messa in onda sarebbe stata fissata per il prossimo 13 gennaio. Pare infatti che, dopo la fine di questa trasmissione, la Rai dovrebbe dare spazio alla versione per piccini. Il talent dovrebbe quindi essere condotto sempre dalla stessa Clerici che molti anni fa presentò il programma Ti lascio una canzone, il quale portò al successo molti piccoli talentosi tra cui i componenti del celebre trio Il Volo. Si pensa inoltre che potrebbe esserci la stessa giuria della versione senior, ossia quella composta da Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e i due, Angeli, dei Ricchi e Poveri. Il nuovo e ormai attesissimo programma dovrebbe inoltre essere inserito nella programmazione Rai per il sabato sera in prima serata. Il format sta intanto andando in onda in vari paesi del mondo come Albania, Australia, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Malta e Olanda. L'inizio potrebbe quindi essere previsto per l'Italia sabato 4 marzo e, per la prima edizione, dovrebbero andare in onda due puntate. Dovrebbe poi iniziare il talent show Il Cantante Mascherato, un appuntamento fisso per il sabato sera di Rai 1 e condotto dalla bravissima Milly Carlucci. Quest'ultimo programma potrebbe quindi iniziare il 18 marzo 2023. C'è quindi molta attesa per il format The Voice Kids, che potrebbe quindi portare un grande successo nel piccolo schermo italiano. I fan non sono più nella pelle e non vedono l'ora di scoprire quello che ha in serbo per loro il palinsesto Rai, i nuovi progetti sono tanti, e il grande pubblico italiano è pronto ad accoglierli tutti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.